Ok, raga, scusate per questi giorni di assenza, ma mi sono preso un po' di tregua, un po' di vacanza, diciamo. Oggi voglio provare il monoparpol, già che mi sono farmato i due equipaggiamenti, quelli nuovi Platino Awakenati, e anche una versione base. Andiamo intanto a vedere gli equipaggiamenti, tanto li vedete a schermo. Ora andiamo a guardarli nello specifico. Su Gogeta ho messo questo, che è quello che metto praticamente ogni volta che gioco Gogeta, potrei dire. Poi ho messo questo per i movie, quindi sostanzialmente quello che ci interessa è il 6x3 18 di Strike Attack puro per i movie. Sono tutti movie, quindi i tre giocanti chiaramente sono tutti movie. Mentre per quanto riguarda l'equipaggiamento nuovo, questo ci dà un 10 a tutto quello che vedete all'inizio, e poi ci dà un doppio puro sia sul Blast che sullo Strike, in questo caso perché sono tutti Sagas, Gogeta, Broly Ultra e i Blue Boys, e sono anche tutti Saiyan, quindi prendiamo entrambi i buff. Questo equipaggiamento va solo sui Gogeta e sui Broly. Per quanto riguarda Broly, l'ho buildato mezzo e mezzo, non l'ho fatto full def, quindi gli ho dato questo altamente difensivo. Gli ho messo questo così, in realtà per provarlo, perché me l'ero farmato ma non l'ho mai voluto provare, quindi è sostanzialmente un equipaggiamento di attacco, perché mi dà un quasi, anzi un oltre 30% su Strike e Blast. Gliel'ho voluto provare così a cazzeggio, e poi di nuovo gli ho dato a lui lo stesso equipaggiamento che ha Gogeta, un po' meno grosso, insomma quello di Gogeta è Z Plus, questo è solamente a Z, però poi piano piano quando troverò le gomme me le andrò a perfezionare. Mentre per quanto riguarda i Blue Boys gli ho messo questo, opinabile, ce ne sono altri forse anche meglio, comunque alternativi. Sostanzialmente è un buono Strike Attack, 30% circa, un po' di Special Move e un quasi altrettanto Blast Attack, un pelino di meno. Di nuovo il puro per i movie che non sto a rifar vedere, e in questo caso il base non l'Awakenato, perché chiaramente loro non sono né Broly né Gogeta, per i Sagas Saiyan, che è praticamente la versione ridotta, diciamo, di quell'altro. Ci dà Special Move e Ultimate che perdiamo, ma insomma la Special Move ce l'abbiamo, e poi di nuovo puro, in questo caso arriverebbe fino al 13, ma ho finito le gomme, quindi per ora rimane in questo modo, sia al Blast che allo Strike. Più che altro mi è venuta l'idea del monoparpol perché volevo assolutamente provare questo equipaggiamento platino, sia questo che gli altri due, e alla fine ho detto vabbè, proviamoli in questo modo, poi vedremo se ci saranno team migliori per provarli. Per quanto riguarda la Ultra Ability di Gogeta, chiaramente è totalmente fillata perché è leader, quella di Broly parzialmente, nel senso che 4 su 6 sono dei Sagas, mentre gli altri due no, però altrimenti avrei perso troppe Z Ability, quindi troppe Zenkai Bench, quindi non avrebbe avuto senso. Andiamo a provarlo. È rimasto il titolo, il nome del team Diti, per via dei diti in culo che erano Broly e Pan dell'altro video, però lo lasciamo Diti e andiamo a provarlo. Ok, Monoparpol versus Monoparpol, un po' diverso. Parto coi Blue Boys perché almeno, cioè vabbè, se mi riusciva a caricare lo switch, insomma, dei personaggi. Però vabbè, è andata così, ho messo Gogeta. Vediamo quanto li facciamo di Special Move, direi abbastanzina. Mi avvicino, ma ok, mi va. Ok, prendiamoci. No, entro con Broly che non entra. Ok, entro con Broly che non entra, decide lui se entrare o meno. Va bene, questo sta in fondo allo schermo. Perfect Vanish, ho capito l'andazzo, è il solito, siamo a inizio season e la gente camperà all'infinito ugualmente, d'accordo? Facciamo così. No, entro con i Blue Boys perché intanto voglio provare. Vabbè, fanno sempre dei danni decenti, cioè si sta parlando, è vero, di un Vegito Zenkai, niente di esagerato, però comunque per danni ci siamo e ci togliamo immediatamente dalle palle uno dei tre. Ok, facciamo così. È la peppa, però vabbè, vediamo, aspettiamo e leviamoci dai coglioni anche questo Zamasu. Entriamo con Gogeta, vado subito di verde. Io provo ad andare di Tackle, vediamo che fa lui, perfetto. Ancora Blast, niente, vado con Broly. E gli andiamo di Special Move, vediamo quanto li facciamo. Broly, sì, non è full def, è vero che è pieno di Zenkai Bench. Vabbè, tutto sommato accettabile, dai, dai, muoviti però, via. Va bene, e ce lo togliamo dalle palle di Ultimate, vediamo. Vai Broly, dai. E ce lo togliamo dalle palle. Avanti il prossimo. Ok,
Ok, siamo contro il best team della Madonna e vabbè, entriamo subito con Broly perché altrimenti ci prendiamo gli schiaffi quelli veri. Vediamo se gli facciamo usare quel Vanish maledetto. Niente. Ok, ora l'ha usato. Vabbè, carichiamoci il gauge di Broly. Va bene. Ok. Gohan è veramente inarrestabile. Pan. Eccola. Va bene, facciamo così. Ok, sono andato fuori timing. Pazienza. Mi sta laggando un po'. Non so se si vede dal video. Entro con Gogeta. Entriamo con Gogeta. Ok, i danni ci sono. Va bene, ok. Fai solo vanish, stai solo in fondo allo schermo. Vediamo chi è che entra. Nessuno. Vediamo chi è che ci lascia le penne. Ce le lascia Gohan? Accettabile, accettabile. Un Gohan Beast in meno, direi più che accettabile. Pan che prende tempo, chiaramente. E mi toglie la voglia di vivere e anche quella di giocare. Ok, togliamoci un attimo dalle palle, non riesco a fare. Dovrebbe bastare. No, non mi basta. Ok, entra Gogeta, va bene. Dai Broly, dai Broly, dai Broly, che ci stai perfetto! E gli spariamo la special move nel muso. Accettabile anche questa. Andiamo, dai, fai il vanish. Non lo fa, questo non fa vanish manco a pagarlo. Entriamo con i Blue Boys che non sanno. Ah, no, no, mi sono dimenticato questa cosa del gauge. No. Vabbè, dai, meritato. Meritato. Va bene. Andiamo. Questo non farà vanish manco morto. E ora mi becco io la Ultimate nel muso. Non credo di creparci, però comunque farà male. Ci riesci a fare qualcosa invece che aspettare laggiù e basta, Cristo di Dio? Che tumore! Andiamo, Pan! A Pan gli do il Rising se mi riesce. No, mi dà lei il Rising. Vabbè, entro con Broly, Gogeta non me lo perdo, eh. Il Vanish l'ha usato? Mi sembra di sì, io vado direttamente di Rising. Vediamo se mi ricordo giusto. Vado subito di Rising. Ok, non può. Spero non me la azzecchi, perché oggi me le stanno azzeccando veramente tutte. Ok, ce la siamo tolta dalle palle. Beh, direi che nel finale potevo giocarmela anche meglio. Però ci sono stati anche dei momenti interessanti. Va bene, andiamo al prossimo. Ok, stavolta siamo contro Fusion con le due Ultra e il Monkey. Ok, vado con i Blue Boys, perlomeno niente. Dicevo, se mi riesce mi carico il gauge e invece assolutamente no. Andiamo in questa maniera, andiamo però, fai qualcosa, non mi aspettare e basta anche te. Mamma mia. Ok, il gauge è carico, entriamo con il Gogetone. E va bene, entra Vegito, va bene. Subito, subito, non si aspetta, Dio mio, non si aspetta, non si tergiversa. Beccati questa, vediamo quanto gli faccio. Dai, a caso completo. Accettabile, dai. Va bene, carichiamoci il gauge anche con lui, va bene, ok, va bene. Dai, tirami la blast, santa Madonna, tirami la blast. E io ti tiro la special move. E te la prendi! Ce lo siamo tolti. Ok? Va bene, tirami la blast. Ce l'avrà una blast, cazzo. Tirami la blast. Non ce l'hai. Dai, entro con Goku. Almeno finisce questa combo. Scambio con Vegeta. È chiaro che entrasse lui. Entra il Broly, il vecchio amico. Entra il vecchio amico e forfettone. Forfettone, andiamo al prossimo. Dai, dai. Ok, siamo contro una variante del movie che ha Tapion al posto di Pan. Ah, mi ha tolto proprio la carta e quindi vabbè, ok, rimango un altro po' con loro. No, veramente non ce la faccio, quindi no. Facciamo così, almeno mi carico un po' il gauge. No, Gohan, no, grazie. Facciamo così. Ok.
Andiamo, levati di culo, non mi sta qui attaccato, mamma mia. E cosa è successo? Cosa è successo? Facciamo così. Prima che arrivi Tapion. Ok, gli diamo. Vabbè, dai, accettabile. Non sta laggiù a aspettare, però. Fai qualcosa. Facciamo così. E lo interrompiamo. Tapio, non stare laggiù in fondo allo schermo, per l'amor di Dio, non stare laggiù. Vabbè, dai, abbiamo perso i Blue Boys. Va bene. Questo gioca tutto di attese e stronzatine varie. Io non ho pazienza di giocare in questo modo. Ma me la brucio così la Ultimate. Me la brucio. Vediamo. Non gli ho fatto un cazzo, va bene. Raga, non ce la posso fare a giocare in questo modo. È fermo, è fermo. È fermo. Se io non fo nulla, quello sta in fondo e basta. Fai qualcosa. Vabbè, dai, spero di vincerla. Ok, va bene. E ora entra quel tumore di Gohan e mi interrompe. No, non entra. E allora vediamo se entra ora. Non so se sopravviverai, bello. Non so se sopravviverai. No, 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 no. Avanti, Tapion. Aspetto, aspetto anch'io. Dai, fai il saltello, bravo. E ora Tapion però ci farà del... No, troppo veloce, troppo... Ehi, la la la. Vabbè, facciamo così, dai, tanto prima o poi questo Tapion va ammazzato. E ce lo togliamo dalle palle, forza. Rimane Gogeta, Gogeta che starà in fondo allo schermo, fermo, impassibile per tutto il match. Dai, Gogeta, dai, che ti becchi il Rising! Oggi, se non sto attento, ci parte anche la bestemmia, perché sono bello gasato. Chiaramente Rising parato, andiamo. Non andiamo, no, che non andiamo. Non andiamo, no. Invece andiamo. Spero non in culo. Vado di Broly perché non mandava di perdere Gogeta. Ok, ora lui ha il Rising, però che chiaramente aspetta. L'impossibile per tirarmelo, ma... No, mi ha preso lo steppettino. E invece la chiudiamo! Ok, raga, direi che per oggi basta così, perché se no mi mandano via di casa. Allora, devo dire che per essere un team comunque for fun, cioè nel senso il Monopurple sì, ok, è sempre non proprio for fun, ma comunque non è più al top. Devo dire che siamo anche a inizio season, quindi i match sono tutto sommato abbastanza semplici, però devo dire non semplicissimi, perché a inizio season comunque si trova anche gente che campera, come avete visto, gente con team comunque Gohan, Pan e Gogeta, quindi vabbè, ok, non saremo in top alta, però si trovano team validi, però non mi sembra se la sia cavata malissimo come team. Lo proverò ancora probabilmente, anche perché comunque ho tutti gli equipaggiamenti, i personaggi sono ben stellati, quindi mi va di giocarlo ancora. Fatemi sapere se avete provato anche voi il Monoparpol e fatemi anche sapere un'altra cosa, quanto è stato tumorale farmare questo equipaggiamento qui? Perlomeno adesse, per poter fare l'Awakened. Fatemi sapere quanti gommini ci avete lasciato, perché io con oltre 500 gommini ne ho mandati adesse due! Tranne questo a Z che me lo sono tenuto. Va bene, ci sentiamo al prossimo video.